Michelangelo contro Pescheria da Guerra si gioca per la prima giornata del Gironi nella seconda fase della Champions Cup categoria amatori. Grandi aspettative attorno alla formazione quartese che non delude in questo primo tempo, trovando il vantaggio al 14° con una staffilata sotto l'incrocio dal lato destro in area di rigore da parte del solito Marco Monni. Il funambolo in maglia azzurra avrebbe anche la palla del raddoppio, ma la conclusione molto violenta dal limite dell'area di rigore viene ben respinta da Maciocco. Un po' a sorpresa al 23esimo il Michelangelo raggiunge il punto del pari in maniera anche piuttosto rocambolesca ad andare a segno è Luca Pinna da centro area di rigore. La Pescheria sembra averne di più almeno in questo primo tempo e va vicinissima al gol del 2-1 sulla conclusione mancina di Alessandro Murgia dal lato sinistro dell'area e il palo a dire di no al giocatore in maglia azzurra. Nel finale di tempo ci prova anche Baragatti con Maciocco che si fa trovare pronto. 1-1 al termine dei primi 25 minuti. Sorprendentemente in avvio di ripresa al pronti via Francesco Ortalli regala questa pennellata che si insacca sotto l'incrocio lontano andando poi a festeggiare sotto le telecamere. Michelangelo 2, Pescheria Daghera 1. La formazione di Marco Puddu non ci sta, la reazione con Murgia che ci prova dal limite, pallone contro il palo, poi Baragatti col destro, straordinaria la risposta da parte di Maciocco. Murgia su punizione, questa volta Maciocco non trattiene, pallone che rimane lì e Riccardo Salis ringrazia Michelangelo 2, Pescheria Daghera 2. Buon momento per la formazione in maglia azzurra che trova anche il nuovo vantaggio al 42esimo ancora con Riccardo Salis, doppietta personale per lui, doppietta che potrebbe realizzare poco dopo anche Francesco Ortalli se non fosse per il palo alla destra di Andrea Tradori che grazia lo stesso estremo difensore. Il Michelangelo ha ancora una buona occasione per portarsi sul 3-3, spreca clamorosamente prima con Luca Pinna e poi con Matteo Carta. Lo stesso Matteo Carta ha l'ultima occasione del match, ottima nella circostanza la risposta da parte di Andrea Tradori. Finale dal Family Club, Michelangelo 2, Pescheria Daghera 3.